loro territorio e soprattutto dei loro cittadini. Ben venga questa soluzione, anche se i tempi sono stati un po' lunghi a causa della fine anticipata della precedente legislatura. Quanti comuni potrebbero risolvere problematiche territoriali, anche modificando i loro confini, per rendere più efficiente e sinergica la loro azione? Mi impegno a valutare la possibilità di proporre una normativa che preveda tempi più brevi per altri provvedimenti simili. La proposta di legge che oggi analizziamo è rispondente ad una scelta pienamente condivisa dalle comunità locali e perciò è meritevole del sostegno parlamentare di tutte le forze politiche. Annuncio perciò il voto favorevole del gruppo di Scelta Civica. La ringrazio. Onorevole Vignali. Non c'è. Onorevole Centemero. C'è. Grazie Presidente, brevemente per annunciare il voto favorevole di Forza Italia a questa proposta di legge che dispone la modifica delle circoscrizioni provinciali di Bergamo e di Cremona per una porzione di territorio che viene trasferito dal comune di Soncino in provincia di Cremona al comune di Torre Pallavicina in provincia di Bergamo. Solo per sottolineare che questa è una richiesta che viene dai territori e che questi comuni sono 12 anni che stanno aspettando questa nostra iniziativa. Io credo che sia un tempo troppo lungo che la politica si è presa, soprattutto perché questa è una richiesta che viene dai comuni e dai cittadini. Onorevole Toninelli. Presidente, semplicemente per annunciare il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, che è ben felice che finalmente i proprietari dei terreni che sono stati indebitamente espropriati nel lontano 2003 finalmente vengano risarciti, ma non accetta assolutamente che la politica ci metta 13 anni per arrivare a questo. Votare favorevolmente significa avallare un modo di fare politica che non sta dalla parte dei cittadini. Noi siamo dalla parte, ben felici che i cittadini proprietari di quei terreni agricoli, molto piccoli tra l'altro, vengono risarciti, ma siamo contro una politica che ci mette 13 anni per farlo. La ringrazio. Invito i colleghi a prendere posto perché ho come la sensazione che di qui a breve si voterà. Quindi, onorevole Cinzia Fontana, prego. Grazie Presidente, per dichiarare il voto favorevole del gruppo del Partito